Lunedì Eva ha avuto un incidente d'auto. Fortunatamente ha avuto solo una commozione cerebrale e si è rotta una gamba. Il giorno dopo però il suo collega l'ha vista andare in bicicletta e sembrava perfettamente in forma. Com'è possibile? Guarda la ragazza che ha avuto l'incidente d'auto. Ha un tatuaggio sulla caviglia. La ragazza in bicicletta non ce l'ha. La ragazza sulla bici è la sorella gemella di Eva. Elio è uno studente che vive da solo nella sua stanza del dormitorio del college. Un venerdì sera c'era una festa nel dormitorio e tutti quelli del campus erano invitati. Nel bel mezzo della festa, Kaiden trovò Elio avvelenato nella sua stanza. Arrivò un detective per le indagini. I tre principali sospettati erano Amelia, Giselle e Max. Tutti loro hanno negato di essere entrati nella stanza di Elio. Chi è il colpevole? Deve essere Giselle. Guarda il letto, c'è un orecchino. Giselle porta solo un orecchino che sembra uguale. Molto probabilmente lei è entrata nella stanza. Ayla è rimasta a scuola dopo le lezioni per finire un progetto con i suoi compagni di classe. Era uscita per prendere del cibo dal distributore automatico, ma al suo ritorno scoprì che qualcuno aveva rubato il suo portafogli. Denunciò immediatamente il furto alla polizia. Gli studenti negarono di aver rubato qualcosa. Il detective li guardò attentamente e capì che aveva mentito. Chi? Ayla. Era andata a prendere del cibo, il che significa che il portafogli era con lei e nessuno avrebbe potuto rubarglielo. Una ricca donna, la signora Geneva Bell, si stava divertendo in un club. Nel bel mezzo di una festa ha sentito qualcuno rubare la sua collana di diamanti da $1,000,000. Ovviamente il ladro si è dileguato immediatamente. La signora Bell disse alla sicurezza di non far uscire nessuno e chiamò la polizia. Quando il detective arrivò, l'uomo della sicurezza disse di non aver fatto uscire nessuno, ma di aver visto un uomo sgattaiolare fuori dalla porta sul retro. La guardia è stata arrestata. Perché? Guarda, c'è un'enorme serratura sulla porta posteriore. Nessuno sarebbe potuto uscire da quella porta, quindi l'uomo della sicurezza ha mentito. La signora Baker viveva con suo figlio, Robert, uno studente universitario. Lavorava ogni giorno e non sapeva che suo figlio stesse saltando le lezioni. Una mattina di dicembre, come al solito, uscì per andare al lavoro. Quando tornò, si rese conto che suo figlio non era andato al college in macchina, ma sapeva che quel giorno aveva delle lezioni. Come lo scoprì? Quella notte nevicava. Quando la signora Baker uscì per andare al lavoro, l'auto di Robert era coperta di neve. Quando tornò, era ancora coperta di neve. Se Robert avesse guidato fino al college, avrebbe pulito l'auto o almeno il parabrezza. Esme stava facendo una passeggiata in una foresta. Verso sera decise di tornare a casa. C'era un sentiero che la portava a casa, ma lei prese l'altro che portava alla casa della strega. La strega e suo nipote, che era passato a trovarla, fecero entrare Esme. Questa volta toccava a Esme inventare un indovinello. Se i due non l'avessero risolto, avrebbero dovuto darle il gatto. Ho due compagni di classe che sono gemelli identici. Inez è nata nel 2003. Betty è nata nel 2004. Com'è possibile? Sono gemelle, ma sono nate la notte di Capodanno. Inez è nata poco prima della mezzanotte e Betty subito dopo. Sai dire quale di questi uomini ha una moglie ricca? Quello a sinistra non ha nemmeno la fede, quindi direi che è l'uomo a destra. Ok, ora guarda questi due. Chi pensi che abbia un cane? È quello a sinistra. Guarda, le sue scarpe sono tutte masticate. Deve essere opera del suo cane. Kaylin e Juliet stanno andando a casa dei loro amici per lavorare a un progetto di gruppo. Almeno, questo è quello che hanno detto ai loro genitori. In realtà, una di loro sta andando ad un appuntamento con il suo ragazzo segreto.
Riesci a capire chi è? È Kaelin. È vestita troppo bene per un pomeriggio di studio e nessuno normalmente usa così tanto il rossetto rosso per un progetto di gruppo. Amanda ha passato tutta l'estate in campagna a casa dei suoi nonni. Alla fine è tornata nella sua città e due dei suoi migliori amici sono andati alla stazione ferroviaria per incontrarla. Puoi dire quale dei due ragazzi è segretamente innamorato di lei? Beh, considerando che quella a sinistra ha fiori e caramelle per lei, direi che probabilmente gli piace. Sidney e Luisa sono state entrambe bocciate all'esame di storia. La madre le ha messe in punizione e le ha fatte studiare tutto il fine settimana. Di tanto in tanto entra nella stanza per controllarle a sorpresa. Puoi dire quale adolescente non stava studiando? È Sidney. Sta tenendo il libro a testa in giù. Deve averlo afferrato quando ha sentito sua madre entrare per far finta di studiare. Guardate questi ragazzi che fanno dei lavori domestici. Chi è meno furbo? È il ragazzo sulla destra. Sta annaffiando i fiori mentre sta piovendo. La signora Rivera è un'insegnante di matematica. Ha raccolto i compiti dei suoi studenti, ha dato loro un test al computer e ha iniziato a valutare i compiti durante la lezione. Si è imbattuta in due fogli di compiti molto simili e si è resa conto che uno degli studenti ha copiato il lavoro dell'altro. Ecco gli studenti, Asher e Holden. Puoi dire chi è il ragazzino che ha copiato? È Asher. Le sue mani sono coperte di inchiostro fresco, il che significa che probabilmente ha appena fatto i compiti prima della lezione. Il signor Reed tornò a casa la sera dopo aver finito un lungo turno di lavoro. Sua moglie era ancora sveglia, la baciò e andò a dormire. La signora Reed sospettava che suo marito la tradisse già da un po', ma questa volta voleva esserne certa. Decise di controllargli le tasche. Il giorno dopo disse al marito che sapeva che lui la tradiva. Perché? Guarda, c'è un paio di chiavi nella sua tasca. Le sue chiavi sono appese al muro, quindi queste sono le chiavi della casa di qualcun altro. Ashley aveva organizzato una festa di compleanno e aveva invitato alcuni amici. Liliana non voleva andare, così ha mentito dicendo che sua madre l'aveva messa in punizione e l'aveva fatto pulire la stanza. Ashley era triste, ma comprendeva la situazione. Per farsi perdonare il giorno dopo, Liliana invitò Ashley a casa sua per studiare insieme e guardare un film la sera. Ashley accettò, ma a casa di Liliana capì che le aveva mentito. Come? La stanza di Liliana è ancora in disordine. Se l'avesse pulita il giorno prima, sarebbe ordinata. Una ricca e famosa scrittrice non usciva mai dalla sua lussuosa villa dove viveva. Le uniche persone che vedeva erano il suo cuoco, il giardiniere e un uomo delle pulizie. Una mattina, prima di colazione, l'uomo delle pulizie la trovò avvelenata nella sua stanza e chiamò la polizia. Loro tre erano i sospettati. Il cuoco stava guardando un vlog di cucina su YouTube. L'uomo delle pulizie ha detto che era appena arrivato per iniziare il lavoro quando ha trovato la signora. Il giardiniere era in giardino a piantare dei fiori. Chi ha avvelenato la signora? Deve essere stato il cuoco. È successo poco prima della colazione, ma lui non stava cucinando nulla. Sapeva che la colazione non sarebbe servita quella mattina. Durante le vacanze estive, gli amici di Ariana la invitarono ad andare in campeggio. Ad Ariana non piaceva molto il campeggio, ma non voleva ammettere che avrebbe preferito stare a casa a guardare la TV. Così disse che i suoi genitori l'avevano invitata ad andare in Grecia. In realtà rimase a casa a guardare la TV. La sua famiglia le ha mandato una foto delle vacanze. Ariana si è photoshoppata e l'ha mandata ai suoi amici. Quando i suoi amici hanno visto la foto, hanno capito che Ariana non era in Grecia. Come?
Ariana si è photoshoppata, ma i suoi amici hanno notato che tutti nella foto, tranne lei, proiettavano un'ombra. Hallie lavora in una stazione di servizio in un sobborgo della città, un posto calmo e tranquillo. Un giorno entrarono solo 3 clienti. Il primo ha preso qualcosa da bere, il secondo delle barrette di cioccolato e il terzo ha pagato solo la benzina. Uno di loro era un criminale e Hallie lo ha denunciato alla polizia. Chi è il criminale e come l'ha capito? Il secondo uomo ha pagato con una banconota da $25. Una tale banconota non esiste, il che significa che aveva stampato denaro. Era il 17 settembre e Annika stava finalmente andando in Spagna per le sue meritate vacanze. Viveva da sola, così aveva portato tutte le sue piante e il suo gatto a casa di un'amica. Quando il 27 settembre tornò a casa, una volta entrata, si rese conto che qualcuno era riuscito ad aprire ed intrufolarsi dentro casa. Come l'ha capito? Annika viveva da sola, ma guarda, c'è un calendario a strappo appeso al muro. Quando se n'è andata era il 17 settembre, ma ora c'è scritto 27 settembre. Questa storia è accaduta un paio di secoli fa. Henry e Caroline si frequentavano, ma le loro famiglie erano contrarie. Un giorno la famiglia di Caroline decise di portarla via in un'altra città, ma non le dissero quale. Henry e Caroline sapevano che era una delle due grandi città più vicine, Parigi, che era sulla sinistra, o Berlino, sulla destra. Erano d'accordo che Caroline avrebbe buttato via la sua sciarpa quando il treno sarebbe partito e Henry l'avrebbe trovata ovunque fosse. Questo è il punto in cui Henry ha trovato la sciarpa. Da che parte è andato il treno? Se lanci qualcosa da un treno in movimento, questo vola nella direzione opposta. Henry aveva trovato la sciarpa nella parte destra della stazione ferroviaria, il che significa che il treno si è diretto a sinistra, verso Parigi. Spoiler, un paio di mesi dopo andò a Parigi, trovò Caroline e vissero felici e contenti. Betty ha una sorella, Amy. Gail è la madre di Betty. Dan è il padre di Gail. E Samantha è la madre di Dan. Riesci a individuare il legame di parentela tra Amy e Dan? Eccolo, Amy è la sorella di Betty. Betty è la figlia di Gail. Pertanto Amy è un'altra figlia di Gail. Sappiamo anche che Dan è il padre di Gail. Pertanto Dan è il nonno di Amy. Betty deve andare a un appuntamento ed è un po' in ritardo. Il suo ragazzo, Stan, la sta già aspettando nel loro bar preferito. Riesci a trovarlo? È questo ragazzo sulla destra. Ha un piccolo pacchetto regalo sul tavolo. Dopo l'appuntamento, Betty prende l'auto per tornare a casa. L'auto è parcheggiata qui. Riesci a capire qual è l'unico punto che Betty può raggiungere? Se Betty prende questa strana strada, può raggiungere solo il punto 3. Uno dei più popolari siti di mail sta avendo un errore di sistema. Per questo motivo, le password di alcuni clienti vengono cambiate. Betty scrive un messaggio al rappresentante dell'azienda. La mia password è alterata. Non riesco ad accedere. L'azienda risponde: questa volta la sua password è distinta e ha 8 lettere, di cui 2 sono le stesse della password precedente. Betty risponde: grazie, ora posso accedere. Riesci a capire la vecchia e la nuova password di Betty? La sua nuova password è distinta e quella vecchia è alterata. Betty arriva alla sua piscina preferita e vede qualcosa di molto strano. Riesci a vederlo anche tu? Qualcuno ha scambiato le ombre di questi ragazzi. Dopo l'allenamento di nuoto, Betty va in doccia. Altre persone stanno usando le docce vicine. Riesci a capire chi non è ben accetto?
la persona a sinistra dovrebbe usare il bagno degli uomini. Ha solo un flacone di shampoo, mentre le donne di solito portano un mucchio di prodotti per la cura della pelle. Betty incontra il suo migliore amico Rob, un tipo particolare che dice sempre la verità. Ho in mente un numero intero specifico. È 1, 2 o 3. Puoi farmi una sola domanda, ma posso rispondere solo sì, no o non lo so. Quale domanda mi farai per capire il numero a cui sto pensando? Sei in grado di aiutare Betty? Betty dovrebbe dire «Ho in mente un numero intero, è compreso tra 2 e 3. Il numero a cui sto pensando è minore o uguale al tuo numero?» In questo modo, se Rob risponde no, il numero è 1. Se risponde sì, il numero è 3. E se risponde non lo so, il numero è 2. Betty ha trovato lavoro come cassiera in un cinema. Un gruppo di clienti si avvicina alla biglietteria. 4 madri, 2 nonne e 4 figlie. Qual è il numero minimo di biglietti che devono acquistare? Solo 6. Betty ha 3 chiavi che aprono 3 porte diverse. Di quanti tentativi ha bisogno per trovare la chiave di ogni porta? Betty avrà bisogno di 6 tentativi. Prima deve controllare la prima chiave e fare 3 tentativi. Poi dovrà controllare la seconda chiave, 2 tentativi. E poi userà la terza chiave per aprire l'ultima porta. Betty va in mensa e nota subito un ladro. Riesci a vedere anche tu questa persona? Questa elegante signora sulla sedia ha una placca antitaccheggio attaccata ai vestiti rubati. Qualcuno ha rubato al cinema. Betty chiama la polizia che arresta 3 sospetti. Gli agenti controllano i passaporti dei ragazzi. Riesci a riconoscere il documento falso? Le foto dei passaporti devono avere uno sfondo bianco, quindi quello al centro è falso. È notte fonda. Betty sta tornando a casa a piedi durante una tempesta di neve. Incontra il suo vicino che porta a spasso il cane e, vedendoli, rimane turbata. Riesci a capire perché? Il cane lascia impronte solo da 2 zampe. Betty continua la sua passeggiata e nota un'altra stranezza. Riesci a individuarla anche tu? Dovrebbe esserci la luna, non Saturno. Betty entra nel suo condominio e vicino all'ascensore incontra 3 vicini. Uno di loro è un lupo mannaro. Sai indicare chi è? La signora a sinistra indossa una collana a forma di luna. Betty si addormenta e si risveglia in un'arena. Gli altoparlanti le annunciano che deve combattere con una di queste 3 creature ibride. Quale dovrebbe scegliere per rimanere in vita? Un orso polare con la testa di tigre, un elefante con la testa di lupo o un ibrido con la faccia e il corpo di un enorme calamaro e le gambe di un umano? Betty dovrebbe scegliere il terzo ibrido. Poiché il suo corpo è dotato di branchie, non sarà in grado di respirare e combattere fuori dall'acqua. Dopo il combattimento, Betty riceve un invito per incontrare il principale finanziatore di questa competizione, Kind Harold. Entra in una grande sala e vede 6 persone sedute davanti a lei. Indossano tutte lo stesso vestito e si somigliano molto. È estremamente difficile capire chi sia il vero re, ma dopo un paio di minuti, Betty si avvicina a uno di loro, si inchina e dice «Piacere di conoscerla, Sua Maestà. Come faceva a sapere chi era il vero re?»
Tutti gli altri ragazzi guardavano il re con molta attenzione per imitare i suoi modi e le sue azioni. Nel frattempo, il vero Kind Harold era seduto tranquillamente. Betty torna a casa e deve affrontare una brutta notizia. Il suo gatto Fluffy è scomparso. Betty interroga i vicini. Lily dice: «Mi dispiace, non ho visto nessun gatto. Sto lavorando da casa e ho passato tutto il giorno a lavorare al mio nuovo libro». Vanessa dice: «Oggi non ho visto Fluffy. Meno male, perché ho una terribile allergia ai gatti». Bob invece dice: «Credo di aver sentito un gatto miagolare sul balcone un paio d'ore fa. Sai indicare chi ha rapito il gatto?» Nessuno. Fluffy si è nascosto sotto al divano. Il fidanzato di Betty, Stan, vive a un paio di isolati da lei. Betty lo chiama su FaceTime e lo invita a casa sua. Stan però risponde: «Scusa tesoro, sono appena tornato a casa e mi sento molto male. Preferisco andare a letto presto». Betty urla: «Bugiardo!» e riattacca. «Perché?» Guarda la finestra di Betty. Il cielo è piuttosto buio. Stan abita a soli 2 isolati di distanza, ma sullo sfondo c'è un cielo azzurro, il che significa che non è a casa. Betty fa un bellissimo castello di sabbia, poi si addormenta. Quando si sveglia, vede che qualcuno ha rovinato il suo castello. Chiede a 3 persone che si trovano nelle vicinanze: «Chi è stato?» Kelly risponde: «Mi è piaciuto il tuo castello e ho scattato un paio di foto per i miei social. Poi sono andata a prendere un gelato. Quando sono tornata ho visto che il castello era completamente rovinato». Olivia risponde: «Mi dispiace, stavo nuotando lontano dalla riva. Quando sono tornata non ho notato nessun castello». Tom invece dice: «Mi dispiace signora, non vedo nulla perché sono cieco. Il vento deve aver distrutto il suo castello. Non doveva farlo alto 5 piani. Chi è il bugiardo?» Tom sta mentendo. Ha detto di essere cieco. Come faceva a conoscere nel dettaglio l'architettura del castello? Betty sta usando un'applicazione per trovare un alloggio per le sue vacanze. Le piacciono 3 offerte. Rose la invita a soggiornare in un'accogliente camera da letto al 4° piano della sua lussuosa villa, al prezzo di $50 a notte. Jane è pronta a ospitare una persona in una minuscola casetta nel suo giardino per $30, mentre Tyler si offre di noleggiare la sua barca per $200 a notte. L'attrezzatura da pesca è inclusa. Solo uno di questi annunci non è falso. Quale? Questa villa è a 3 piani. La foto di Tyler è appesa al molo. È un ladro in fuga. Di conseguenza, la pensione di Jane è l'opzione più sicura per Betty. Entriamo subito nel vivo. Jane, Emma e Carla sono in palestra che si allenano. Una di loro è poco prudente. Chi? Carla sta facendo gli esercizi masticando il chewing gum. Potrebbe accidentalmente soffocare se lo ingoia. Questi sono Matt e Olivia, stanno preparando la cena. Matt usa i fornelli e Olivia la griglia. Chi dei due sta facendo qualcosa di sbagliato? Matt si è dimenticato di accendere i fornelli. La moglie di Nor ha una sorella gemella. Un giorno decisero di fargli uno scherzo. Entrambe fecero finta di essere sua moglie per vedere se riconosceva la persona giusta. Ma purtroppo Nor era confuso. Chi è la vera moglie? Guarda la foto del matrimonio. Lei ha un tatuaggio sul braccio destro, quindi la moglie deve essere la donna sulla sinistra, che ha un tatuaggio sul braccio destro.
La polizia ha fermato Willum e Sean vicino a un murales che sembra appena dipinto. L'ha dipinto uno di loro, ma entrambi negano. Chi sta mentendo? Willum, guarda, ha della vernice sulle mani e sulla felpa. Drake e Thor sono entrambi in vacanza. Drake sta sciando in montagna con la sua ragazza e Thor sta facendo surf con il suo migliore amico. Guardali adesso. Chi dei due è in pericolo? Drake sta urlando su una montagna. Non è una cosa da fare, potrebbe provocare una valanga. Ora diamo un'occhiata a dei proprietari di animali domestici. Ad esempio queste tre ragazze. Riesci a capire chi è la padrona del gatto? È la ragazza sulla destra. Guarda le sue gambe e braccia. Sono piene di graffi. Tipico di chi ha un gatto. Ora ci sono tre persone sedute al parco. Vedi quel cagnolino che gioca lì dietro? Secondo te di chi è? Del ragazzo nel mezzo, ecco il guinzaglio. Questi ragazzi, Ian, Noah e Luke, sono dei giocatori di basket. Sono negli spogliatoi e si stanno preparando per la partita. Chi dei tre è Noah? Deve essere questo qui, quello senza scarpe. Vedi le sue scarpe? Sono nell'armadietto su cui c'è il nome Noah. Esme stava facendo una passeggiata nel bosco e si perse. Vagava da ore quando arrivò alla casa della strega. La strega era intenta a preparare un nuovo incantesimo e fece a Esme un indovinello. Se la ragazza fosse riuscita a risolverlo, sarebbe stata libera. Ma se avesse sbagliato, sarebbe rimasta lì per sempre. La strega aveva 6 provette. Le prime 3 erano vuote e le altre 3 erano piene. Perché l'incantesimo funzionasse, le provette piene e vuote dovevano alternarsi. Esme doveva risolvere l'indovinello, ma toccando solo una provetta. Come poteva fare? Bastava prendere la quinta provetta e versare il liquido che conteneva nella seconda. Una banca è stata rapinata venerdì sera. Non c'erano clienti e nessun segno di irruzione, il che significava che doveva essere stato uno degli impiegati. La rapina era stata scoperta dal direttore, Mr. Perry. C'erano 3 sospettati, Miss Scott, Mr. Mendes e Miss Morgan. Tutti e 3 negavano di essersi avvicinati alla cassaforte, ma uno di loro mentiva. Chi dei 3? Guarda le impronte. Queste sono di Mr. Perry. Ma ce ne sono altre, di scarpe coi tacchi. Mr. Mendes indossa delle scarpe da ginnastica e Miss Morgan delle scarpe basse. Miss Scott è l'unica a indossare tacchi. Le impronte sono probabilmente le sue, per cui ha mentito. Mr. Nichols ha 4 figlie e 1 figlio. La figlia più grande si chiama Aprile ed è un artista. La seconda figlia si chiama Dicembre ed è una sportiva. La terza si chiama Agosto ed è appassionata di cucina. Maggio è la quarta e ama leggere. Loro fratello Adam è il più giovane della famiglia. Come è collegato il suo nome a quello delle sorelle? Le prime lettere del nome delle ragazze compongono il nome Adam. Passiamo a un altro indovinello di famiglia. Ava è la sorella di Bella, Bella è la sorella di Ella, Ella è la madre di Ruby. Chi è Ruby per Ava? Se Ava è la sorella di Bella e Bella è la sorella di Ella, possiamo dire che loro 3 sono sorelle.
Poi che Ruby è la figlia di Ella, allora sia Ava che Bella sono le zie di Ruby. Quindi Ruby è la nipote di Ava. Dai un'occhiata a questi tre amici sulla spiaggia. Chi di loro ti sembra un robot? Questa ragazza. Fa molto caldo e tutti stanno sudando, tranne lei. È strano. La polizia ha fatto irruzione in tre appartamenti. In uno di loro vive un robot. Riesci a capire in quale? Ecco, c'è una tanica di olio per macchine nel bagno. Apparterrà di certo al robot. E che ne dici di questa foto? Riesci a vedere il robot qui? È estate e tutti sono in pantaloncini corti e top, eccetto questo ragazzo che ha addosso pantaloni lunghi, camicia con maniche lunghe e persino i guanti. Vuole nascondere il suo corpo, direi che è lui. Ecco una foto di persone sedute a un caffè. Secondo te, chi è il robot qui? Deve essere questa donna, perché non sta bevendo né mangiando nulla. Indovina perché? Ovviamente i robot non mangiano cibo umano. Un'altra sbirciatina nella casa di alcune persone. Una di queste stanze appartiene a un robot. Quale? Deve essere questa. Guarda, c'è una scatola piena di bulloni e pezzi di ricambio nel mobile. Guarda bene questo gruppo di amici. Mi sai dire quale di questi è un robot? Deve essere questo ragazzo. Si vedono vapore e scintille uscire dal suo corpo. Forse ha bisogno di un po' di manutenzione. Aiko ha vinto un gioco a premi e può finalmente ritirare il suo premio. Ma c'è un'ultima richiesta. Ci sono tre scatole e puoi sceglierne solo una. Una scatola è piena di banconote da 100 dollari. Un'altra scatola contiene monetine da 5 centesimi e l'ultima contiene sia banconote sia monetine. Le scatole sembrano tutte uguali e la ragazza non può toccarle. Ogni scatola ha un'etichetta. Banconote e monetine su quella di destra. Monetine su quella centrale. Banconote su quella di sinistra. Tutte le etichette sono sbagliate. Aiko non può guardare dentro le scatole, ma può chiedere un campione per ogni scatola. Qual è la strategia che Aiko deve seguire per identificare la scatola piena di banconote? Poiché tutte le scatole hanno l'etichetta sbagliata, Aiko dovrebbe chiedere un campione dalla scatola banconote e monetine. Se lì c'è una banconota, allora è la sua scatola e se la può prendere. Se c'è una moneta, allora si tratta della scatola con le monete. In quel caso, le scatole che rimangono hanno l'etichetta sbagliata e quella con le banconote corrisponde a quella con l'etichetta monetine. Il giorno che è domani per il giorno dopodomani è lontano da mercoledì come ieri per il giorno prima di ieri. Che giorno è oggi? Il domani per il giorno dopodomani e lo ieri per il giorno prima di ieri sono esattamente tre giorni da oggi. Se sono lontani da mercoledì allo stesso modo, allora oggi è mercoledì. A Meadow piacciono gli animali e le piacerebbe avere delle rane. Va a parlare con la mamma e prendono una decisione. Se solo una di queste tre affermazioni è corretta. 1. Meadow può prendere una rana. 2. Meadow può prendere almeno 5 rane. 3. Meadow può prendere meno di 5 rane. Quante rane può prendere Meadow? Allora, solo una di queste affermazioni è corretta.
Se è la prima, allora le altre due saranno sbagliate. In questo caso non può prendere 5 rane o più rane, ma neanche meno di 5. Quindi non funziona. Se è la seconda, allora può avere almeno 5 rane, e la prima affermazione diventa automaticamente corretta. Ma diciamo che la frase corretta è la terza. In questo caso avrà meno di 5 rane. Automaticamente la seconda frase sarà sbagliata. Ma perché la prima frase sia sbagliata? Deve avere meno di una rana. Sembra quindi che dopo aver parlato con la mamma, Meadow possa avere 0 rane. Ma forse la mamma le prenderà un cane. E così almeno concludiamo con una rima.